buongiorno a tutti. Grazie. Allora, prima di iniziare volevo un attimo fare un piccolo commento al problemino di Natale. Allora, ci sono state varie persone che hanno risposto correttamente al primo quesito, alcune al secondo. E adesso stamattina ho aggiornato la pagina web con le soluzioni e qualche riferimento alla provenienza di questo problema, perché non è un problema, diciamo, è un problema che ha una sua storia. E diciamo che per esempio il primo quesito in letteratura si chiama numero di Zarankiewicz, troverete diciamo il link alla pagina che spiega un po' di cosa si tratta. E la seconda domanda invece è un argomento collegato con la teoria di Ramsey, che è, diciamo, una teoria dove i colori hanno la loro importanza. Sono tutte cose, diciamo, del secolo scorso e parecchie hanno applicazioni anche all'informatica, informatica teorica ovviamente. Ma veniamo ai vincitori di questo concorsone. Allora, tra le persone che appunto diciamo sulla pagina web ho cercato comunque di mettere i nomi di tutti quelli che hanno risposto a entrambe le domande, quindi ci sono dei bottoncini che segnalano, diciamo, la soluzione trovata dalle singole persone. Le soluzioni erano tutte corrette, e quelle che sono arrivate, nessuna era spiegata meglio dell'altra, tutte quante hanno azzeccato, diciamo, qual era il cuore del problema, quindi ho deciso di premiare i primi due che hanno mandato la risposta esatta, e sono... Adesso magari loro non ci sono. Allora, una è Milazzo e l'altra è Mancuso, se vogliono venire un attimo qui. Mancuso c'è, riesce a scivolare sotto. Milazzo? Milazzo è uno del secondo anno, quindi può darsi che abbia impegni con altri corsi. Comunque, se qualcuno glielo fa sapere. Allora, quindi, visto che tu sei l'unico, puoi scegliere. Casomai altri fossero interessati ai libri, io non prendo nessuna percentuale, questi me li sono pagati da soli, a costo del letto, benissimo. Allora, uno si chiama L'uomo che amava solo i numeri, ed è la storia di un matematico ungherese. Ma il sorriso la... no, niente. Che si chiamava Erdos. Vabbè, una personalità un po' stramba, insomma, come tante che ce ne sono nell'ambito della matematica. L'altro invece l'autore si chiama Martin Gardner. Io non so se qualcuno di voi ha mai sfogliato Le Scienze, la rivista. Ecco. Allora, quella è la traduzione italiana di una rivista americana, si chiama Scientific American, e fino a una decina d'anni fa c'era, su ogni numero c'era una rubrica dedicata alla matematica tenuta da Martin Gardner. E diciamo il suo modo di spiegare la matematica l'ha resa un po' più simpatica, ecco. Quindi per chi, diciamo, ha avuto modo di leggere qualcosa di questo signore vedrà che, insomma, ha uno stile molto colloquiale, ha avuto molto molto successo più della matematica stessa alle volte, diciamo. Quindi, e poi non era un matematico, però riusciva a spiegarla abbastanza bene, forse per questo. Quindi questo, il libro si chiama Enigmi e giochi matematici. Un po' di tempo fa la Sansoni editore, che è un editore che fa edito, no? Però non per questo libro, aveva pubblicato addirittura 5 volumi che raccoglieva tutte le diciamo tutte queste, questi piccoli articoli che lasciava sulle scienze. Poi adesso è stata ripresa, adesso l'editore è La Burr, che ha avuto la bella idea di metterne due insieme, gli altri non li ha pubblicati. Per un certo periodo questo libro stava nelle librerie, adesso appunto a seconda del settore uno sceglie i libri che gli piacciono. Questo libro qui, siccome era scritto Enigmi, giochi matematici, pensavano che fosse una cosa di test psicologici, quindi stava nella collana esoterica, quindi non so, accanto a filosofie orientali o altre cose, diciamo, appunto un po' esoteriche, c'era anche questo libro che non c'entra niente, perché è una roba di matematica. Poi hanno capito, allora hanno cambiato di settore. Va bene, allora questo poi lo do a Milazzo. Un caloroso applauso a Mancuso, che
Va bene, quindi diciamo sulla pagina troverete altre spiegazioni, se qualcuno è curioso di altri problemi collegati a quel genere di argomenti, basta che una volta fine lezione me lo può chiedere. Ecco, però questi sono tutti argomenti che noi non sfioreremo neppure, perché noi dobbiamo continuare con le nostre cosette. Allora continuiamo. Raga. Allora continuiamo con le serie. L'ultima lezione dell'anno scorso avevamo visto le serie geometriche. La serie geometrica. Allora, la serie geometrica, appunto, le serie sono sommatorie infinite, il termine della sommatoria identifica il tipo di serie, per la maggior parte delle serie è difficile calcolare esattamente la somma, è un po' più facile capire se converge o meno, per le serie geometriche si riesce a fare tutto, quindi sono abbastanza buone. E abbiamo visto che il termine generico dipende da un parametro, io l'ho chiamato x, ma in generale possiamo prendere un numero z complesso, e di questo numero cosa sommiamo? Sommiamo tutte le potenze, quindi qui si parte da 0 a più infinito, si può partire anche da altri numeri e la formula cambia di conseguenza. La formula che con l'indice che parte da 0 a più infinito ha come somma 1 su 1 meno z. Quando questa formula vale solo per alcuni valori di z, in particolare quelli per cui il modulo di z è minore di 1, va bene? Quindi questa, diciamo, questa identità vale solamente se il modulo di z è minore di 1, va bene? Se si tratta di un numero complesso, vuol dire quindi numeri dentro la circonferenza unitaria, il bordo escluso, se siamo sui numeri reali vuol dire all'interno dell'intervallo meno 1, 1. Fuori da questo intervallo questa identità non ha senso, va bene? Quindi va usata solo in quel caso e diciamo che la serie in quel caso non converge, va bene? Può essere divergente, può essere indeterminata, ma senz'altro non converge. Allora, per far vedere, avevo già fatto qualche esempio di utilizzo di questa formula, adesso ne faccio un altro, tra quelli sulle dispense quello forse un po' più complicato è quello dove viene spiegata, diciamo, la costruzione della curva, quella che si chiama la curva di Koch, che è un altro esempio di frattale, non è tanto interessante, diciamo, il frattale di per sé quanto vediamo un po' come uno può impostare il calcolo e vediamo, diciamo, l'idea della costruzione, che è un'idea ricorsiva, e la ricorsività la vedrete anche in altri corsi, quindi forse vale la pena di darci un'occhiata. Allora, come avviene la costruzione di questa curva? Allora, la curva si costruisce passo passo nel seguente modo. Allora, c'è il passo 0 dove si prende un segmento di lunghezza 1, un segmento di lunghezza 1. Questo, anzi, facciamo così, mettiamoci sotto non tanto la lunghezza della curva, ma quanto il passo al quale siete. Quindi questo è il passo 0, bene? Al passo 1 che cosa si fa? Allora, si divide il segmento in tre parti e nella parte centrale si sostituisce il segmento con due segmenti che formano un triangolo equilatero. Allora, vediamo un po'. Allora, passo 1, allora, si divide il segmento in tre parti, nel segmento centrale al posto di questo segmento si sostituisce i lati di un triangolo equilatero, va bene? Insieme a questo formerebbe un triangolo equilatero. Al passo 2, provo a farlo sotto, al passo 2 che cosa si fa? Si parte sempre da questa situazione, quindi diciamo adesso i segmenti sono diventati, qui c'era un unico segmento, qui adesso i segmenti sono 1, 2, 3, 4 e la loro lunghezza, ciascuna lunghezza è un terzo. Allora, arrivati al passo 2, cosa si fa? Allora, si aggiungono, si sostituiscono ad ogni segmento, si divide in tre parti e si sostituisce il segmento centrale con un triangolo equilatero. E il, diciamo, il segmento ovviamente adesso ha dimensioni più piccole, quindi il triangolino è anche più piccolo e quindi diciamo, la costruzione prosegue in questa maniera, il passo 2.
Bene, adesso il numero di triangolini, adesso poi troveremo una formula che lega un po' tutta la costruzione, però diciamo la costruzione come evolve, ad ogni segmento si divide in tre parti e nel segmento centrale sostituisce con triangolo equiasso. Facciamo ancora il passo 3. Allora, il passo 3, vogliamo diciamo riprendere la figura che avevamo prima, con i segmentini, adesso lo faccio un po' velocemente, tanto poi diciamo i dettagli li trovate sulle dispense. Questo era il passo 2, si divide e si aggiungono insomma dei triangolini qui sopra. Ecco, quello che viene fuori, diciamo quello che ci interessa è il bordo di questa figura, va bene? Quindi diciamo se volessi un po' evidenziarlo, il bordo sarebbe questo, un bordo un po' spinoso, va bene, ma il bordo ci interessa, e ci interessa anche diciamo l'area che ottenete diciamo facendo la somma delle aree di tutti questi triangolini, va bene? Quindi adesso il calcolo che vogliamo fare è diciamo la lunghezza della curva, scusate, l'area che sta sotto la curva che costruiamo in questo modo al passo che siamo arrivati. Adesso siamo al passo 3, l'idea è farlo per ogni passo e vedere al limite a quanto tende quest'area. Perché diciamo, allora proviamo a farlo e vediamo che per fare questo calcolo abbiamo bisogno della serie geometrica. Allora, come possiamo impostare il calcolo? Allora, quello che serve sono in ogni caso la lunghezza dei segmenti, allora chiamiamo Ln la lunghezza del segmento al passo n, e poi ci interessa anche Sn, Sn invece è il numero di segmenti al passo n. Allora, in questo caso qui, diciamo L0 è uguale a 1, al passo 0 c'è i segmenti sono in lunghezza 1 e il numero di segmenti è anche uguale a 1. In questo, al passo 1 la lunghezza adesso è un terzo ciascun segmento e il numero di segmenti invece è 4. Cerchiamo una formula generale. Allora, una formula generale come potrebbe essere fatta? Allora, siccome ad ogni passo l'operazione che viene fatta è sempre la stessa su ogni segmento, cioè la lunghezza del segmento viene divisa in tre parti, quindi la lunghezza del passo n rispetto al passo precedente è un terzo, quindi passo ln-1, se io so la lunghezza del passo n-1 so anche calcolare la lunghezza del passo successivo, perché la lunghezza di ogni segmento viene divisa in tre parti. E il numero di segmenti invece, il numero di segmenti invece cresce, prima è 1, poi è 4, poi cosa succede? Ogni segmento se ne sostituiscono in realtà 4, si sostituisce il segmento centrale con 2, quindi rimangono i 2 agli estremi più i nuovi 2 segmenti che sono stati introdotti con i lati del triangolo. Quindi rispetto al passo precedente avete che i segmenti aumentano ogni volta moltiplicando, dovete moltiplicare il numero di segmenti al passo precedente per 4. Ok, allora vediamo adesso con questi elementi qui come proviamo anche a scrivere una formula esplicita per, vedete qui la formula è al passo n rispetto al passo precedente, però in realtà riusciamo anche a scrivere esplicitamente qual è questa lunghezza, perché se al passo 1, al passo 0 è uguale a 1, poi un terzo e ogni volta il numero viene diviso per 3, diciamo che questa formula qui la potremmo anche scrivere così, questa è un terzo alla n, perché ogni volta viene diviso per 3, se partite da 1, dividete per 3 n volte, avrete un terzo alla n. E qui, anche qui si parte da 1, quindi al passo n avrete 4 alla n segmenti. Ok, adesso vediamo un po' di scrivere la formula dell'area. Allora, l'area come la dobbiamo scrivere? Beh, diciamo, allora ad ogni passo vengono aggiunti dei nuovi triangoli, va bene? Quindi verrà fuori una sommatoria, e la sommatoria da dove la facciamo partire? Beh, allora, quindi quello di cui abbiamo bisogno sono le aree dei triangoli, quindi vediamo un po' come si calcola l'area di un triangolo. Se guardate un triangolo di lato L, triangolo equilatero, allora l'altezza
è radice di 3 mezzi L. Quindi quando fate l'area di un triangolo di lato L, cosa avrete? Avrete L, la base, per l'altezza, diviso 2. E quindi avrete L quadro per radice di 3 mezzi. Allora, quindi questa è l'area di un triangolo al variare del lato. E vediamo un po', a un certo passo cosa succede? Vengono aggiunti un certo numero di triangoli. Questi triangoli, allora vediamo un po', vengono aggiunti dei triangoli che hanno lato LN, quindi vengono aggiunti dei lati con lato LN, quindi al passo N i triangoli aggiunti hanno quest'area qui. E quanti ne vengono aggiunti? Allora vediamo un po'. Questo passo qui ne vengono aggiunti, ne viene aggiunto uno, a questo passo qui ne vengono aggiunti 4, a questo passo qui ne vengono aggiunti 16. E quindi in generale quanti ne vengono aggiunti? Beh, allora, siccome vengono appoggiati sui segmenti del passo precedente, qui moltiplicherete per Sn-1. Quindi questa è l'area di un triangolo aggiunto al passo n, e questa è per il numero di triangoli che aggiungete al passo n. Tutta questa roba qui va sommata da 1 a infinito, perché da 1, perché al passo 0 l'area è 0, e dal passo 1 in poi invece i triangoli vengono aggiunti mano a mano. Allora, quindi questa è la formula, questa vi dà l'area al passo, se vi fermate diciamo a un certo passo avrete l'area della curva a quel livello, se fate mandate all'infinito avrete l'area al limite. Quindi vediamo un po' quanto vale quest'area. Allora adesso basta fare la somma di questi numeri. Ln è un terzo la n per radice di 3, allora qui era radice di 3/4. Quindi questa è radice di 3/4 per 4 alla n meno 1. Bene? Allora, adesso questa parte qui non ci serve più, adesso diventa un problema di calcolo di somma della serie e dobbiamo cercare di identificare la serie geometrica, dobbiamo identificare il termine di cui si fa la somma delle potenze. Allora, come possiamo fare? Qui c'è un 3 alla n e qui c'è un 4 alla n-1, dobbiamo cercare di rendere questi esponenti omogenei, o facciamo tutte e due, elevate alla n, o tutte e due elevate alla n-1, facciamo tutti e due elevati alla n. Allora quindi abbiamo n che va da 1 più infinito, qui ci mettiamo 4 alla n diviso 3 alla n, ovviamente se qui mettiamo 4 alla n dobbiamo anche dividere per 4, quindi qui avremo fuori una radice di 3, un 4 e poi un altro 4 che è dovuto alla presenza, va bene? Quindi questo 3 alla n è questo qui, questo 4 alla n-1 ho scritto 4 alla n però poi diviso anche per 4 e la radice di 3 è rimasto tale e anche il 4 è rimasto tale. Tutti i punti che non dipendono, tutti i numeri che non dipendono da n possono uscire dal segno di sommatoria. Qui c'è qualcosa che non va. Ah, aspettate, questo era il quadrato, quindi è alla 2n. Ln era un terzo, questo è il quadrato, mi sono dimenticato di arrivare al quadrato, quindi questo è un 9. Ah, perché mi sono accorto che c'era qualcosa che non andava? Perché se fosse stato 4 terzi la serie non sarebbe stata convergente, perché 4 terzi è più grande di 1. Invece qui, siccome è elevato al quadrato, questo in realtà è un 9, e quindi qui avete 4 alla n su 9 alla n, 4 noni è più piccolo di 1, quindi la serie converge. Possiamo anche scrivere quanto vale la somma. Allora, quindi questo viene radice di 3 sedicesimi. Allora, se vi ricordate, la somma della serie Zn, io l'ho scritto partendo da 0, ma se partite da 1, la formula è z diviso 1 meno z. Anzi, in generale, se partite da n0, qui avete z alla n0. Allora,
quindi qui potete scrivere, quindi qui dobbiamo osservare che 4 noni è il modulo meno di 1, quindi la serie converge, e quindi qui avete 4 noni diviso 1 meno 4 noni. Ok? Vediamo un po' quanto vale. Allora, qui sotto abbiamo il 9 vanno via, quindi radice di 3 sedicesimi. Allora, questo 4 semplifichiamo, quindi radice di 3 quarti, poi il 9 lo scarichiamo qui sotto, quindi viene 9 meno 4, 5, quindi radice di 3 ventesimi. Bene? Questa è l'area che sta sotto questa curva. Se fate un calcolo simile per la lunghezza della curva, al limite verrà una curva di lunghezza infinita. Quindi avete una curva di lunghezza infinita che delimita un'area di invece un'area invece finita. Bene. E questo insomma è abbastanza strano, perché uno è abituato a delle lunghezze di curve finite. Bene. Anzi, siccome qui la curva ha lunghezza infinita, la dimensione al limite di questa curva, voi siete probabilmente avete visto diciamo una classificazione degli oggetti geometrici a seconda della dimensione, no? Allora, una curva a dimensione 1, un'area diciamo così a dimensione 2, un oggetto tridimensionale ovviamente a dimensione 3, eccetera. Però in realtà esistono anche delle dimensioni intermedie, quindi non solo dimensioni intere ma anche dimensioni intermedie. Per esempio, questa curva qui che si ottiene al limite, che vi ho detto che ha lunghezza infinita, in realtà ha una dimensione frazionaria, cioè una cosa tra 1 e 2. In particolare ha una dimensione che è uguale al logaritmo di 4 diviso al logaritmo di 3, che è maggiore di 1. E questa dimensione, se notate, compaiono questi due numeri, 4 e 3, che hanno proprio a che fare con la costruzione, cioè col fatto che ogni segmento viene diviso in tre parti, e che il numero dei segmenti aumenta con un fattore 4. Quindi questo è un esempio di curva che ha una dimensione tra i numeri interi, che invece sono le dimensioni dei oggetti geometrici un po' più ordinari. Comunque l'area sotto la curva è finita ed è uguale a radice di 3 ventesimi, e l'esercizio, diciamo, sulle serie inizia qui, e si tratta semplicemente di individuare la ragione della serie geometrica, che è 4. Va bene, allora questo per quanto riguarda la serie geometrica. Purtroppo non ci sono solo le serie geometriche, ma ci sono altre serie che vale la pena di studiare, però non sono così buone come le serie geometriche, nel senso che per esempio la somma della serie non sempre si riesce a fare. Allora, quali sono... facciamo un esempio di queste serie che non sono serie geometriche. Allora, se no, noi vedremo oggi, diciamo, le serie armoniche generalizzate, e un esempio, due esempi diciamo significativi di queste serie sono questa, che è la somma dei reciproci, e poi anche questa, che invece è la somma dei reciproci al quadrato. Allora, in entrambi questi casi avete che il termine generico della serie 1 su n o 1 su n quadro tende a 0, quindi noi avevamo visto un criterio per cui se il termine della serie non convergeva a 0, allora senz'altro la serie non era convergente. Quindi la prima condizione necessaria per la convergenza è stabilire se il termine generico tende a 0 o meno, ma purtroppo questo non basta, non basta verificare che il termine generico tende a zero per dire che la serie converge. È necessario che converga anche con una certa velocità. Questo termine tende a zero più velocemente di quest'altro, e vedremo che in realtà queste due serie hanno due comportamenti estremamente diversi. Questo, che è un po' più veloce, converge. Dimostreremo che converge, non dimostreremo invece a cosa converge, perché quella invece è una dimostrazione complicata. E per curiosità, diciamo, questo termine qui, questa serie qui converge a pi quadro sesti, e la dimostrazione non è assolutamente facile. No, oddio, non è impossibile, però non è facile. Questa invece non converge, quindi questa tende a pi infinito. E la differenza per la convergenza sta nella velocità dei termini. Questo è un po' più lento di quest'altro.
più aumentata la velocità del termine, più facile che converga. Quindi se converge questa, a maggior ragione convergerà n al cubo o n alla 2,5 e così via. Questa serie qui è un po', diciamo, la serie critica. Sotto questa velocità le serie non convergono, sopra questa velocità le serie convergono. Allora, come facciamo a stabilire intanto che questa converge, questa non converge e questa invece converge? Quindi, anche se non vi dirò come si fa a calcolare la somma di questa serie, è abbastanza facile invece dimostrare che la serie è convergente. Allora, innanzitutto sono anche queste sono due serie un po' speciali, perché appunto la serie generica noi l'abbiamo scritta in questo modo, e dopo le serie geometriche quello che uno tenta di fare è dare un po' di criteri almeno per le serie che hanno i termini tutti quanti dello stesso segno. Stiamo parlando solo di serie reali, quindi quello che adesso cercheremo di vedere è come uno può comportarsi di fronte a una serie dove tutti i termini hanno lo stesso segno, sono tutti quanti maggiore o uguale di zero. Questi sono due esempi di queste serie a termini a serie a termini non negativi. Perché faccio adesso questa distinzione? Perché quelle invece che hanno i termini che cambiano di segno sono più difficili da studiare, ne vedremo qualche esempio. Se invece sono tutti quanti termini maggiore o uguale a zero, è un po' più facile. Perché? Perché, diciamo, la serie, siccome è un limite, può avere solo due risultati: o è convergente o diverge a più infinito. Mentre invece se i termini della serie possono essere a segno variabile, abbiamo anche il caso dell'indeterminazione. Se vi ricordate il caso più o meno 1, quando sommate più o meno 1 quella serie era indeterminata. Nelle serie a termini non negative non c'è l'indeterminazione, quindi mancando questo caso sono un po' più facili da studiare. Quindi all'interno di questo insieme adesso diamo un'occhiata a queste due serie e poi cerchiamo di generalizzare i risultati che otteniamo per queste due serie. Allora, adesso prima dimostriamo che 1 su n non converge. Allora, per fare questa dimostrazione, quello che uno fa è si scrive un po' i termini della serie. Allora, ne scriviamo un po'. Arriviamo qui fino a un quindicesimo, adesso capirete perché. Qui ovviamente puntino. Allora, la somma di questa serie vuol dire fare la somma di tutti questi termini. Come facciamo a dimostrare che tende a più infinito? Allora, quello che vogliamo fare è scrivere un'altra serie qui sotto, che sia più facile da analizzare e che stia sotto questa serie, non solo perché lo scrivo sotto, ma perché i numeri che scriverò qui sotto sono più piccoli di quelli che stanno sopra. Allora, qui riportiamo 1, qui raggruppiamo questi due termini e qui ci mettiamo un quarto più un quarto. Allora, questo termine è maggiore di questo, questo termine è maggiore di questo, questa somma qui è maggiore di questo, va bene? Questo totale qui avete che vale un mezzo. Adesso raggruppiamo questi, quindi qui c'è anche un sesto. Adesso qui abbiamo raggruppato due termini, adesso qui raggruppiamo quattro termini e sostituiamo ciascuno di questi termini con un termine più piccolo, però uguale per tutti quanti. Allora, che cosa possiamo prendere? Allora, per prendere un termine più piccolo prendo il termine successivo a questo, e allora ci metto un ottavo. Allora metto un ottavo qui, quindi ciascun termine sopra lo sostituisco con un ottavo. Allora, ho che questo termine è maggiore di questo è maggiore di quest'altro, Però che cosa accade? Quando sommo questi termini, questi sono più facili da sommare, non che questa somma sia difficile, però questa, siccome i termini sono tutti uguali, sono 4 volte un ottavo, cioè un mezzo. Adesso capite bene che continuando che cosa vuol dire? Avrò la necessità, se voglio ogni volta sostituire con un termine più piccolo e avere qui sotto sempre un mezzo, dovrò raggruppare sempre un numero sempre più grande di termini. Qui ne raggruppati 4, qui 2, beh, qui direi 8, raggruppo 8 termini, sostituisco ciascun termine con un sedicesimo,
sono 8 termini, 8 per, 6, 8 per un sedicesimo fa ancora un mezzo. Ci abbiamo. Allora, la costruzione è assolutamente ad hoc e vale per questa serie. Qui vedremo che c'è una costruzione simile, però è una cosa che vale solo per questo tipo di serie. Però il risultato che otterremo poi lo useremo per analizzare serie un po' più complicate. Quindi facciamo la fatica una volta per tutte con queste serie e poi usiamo i risultati per serie più complicate. Però è importante capire il procedimento, perché spesso il procedimento si può utilizzare anche in altri casi, riadattandolo. Allora, la costruzione continua in questo modo, quindi quello che intendo con questi puntini è che si continua a fare questi raggruppamenti sempre a gruppi di potenza di 2, e quello che si ottiene è qui sotto una serie, diciamo, la cui somma sarà più piccola di questa, perché sommiamo termini tutti più piccoli di questa qui sopra. E però la serie qui sotto è più facile da analizzare. Perché è più facile? Perché il primo termine vale 1, poi gli altri sono tutti uguali a un mezzo, e quando sommiamo infinite volte un mezzo andiamo più infinito. Quindi questa serie qui sotto tende, la somma di questa serie è più infinito, perché sommiamo infinite volte un numero costante. La somma di sopra, anche diciamo, se qui quando l'abbiamo scritto non potevamo subito dire che tendeva più infinito, quello che vediamo è che tutte le somme parziali sono tutte quante maggiori della somma parziale della serie di sotto. E quindi se questa tende a più infinito, a maggior ragione quella che sta sopra deve tendere a più infinito. Quindi quello che stiamo effettuando è un confronto. Anche quando abbiamo fatto i limiti, spesso per alcuni limiti abbiamo ragionato per confronto, cioè avevamo la successione, per esempio, dovevamo dire che, non so, dimostrare che tendeva a zero, allora trovavamo una serie che stava sopra, una successione che stava sopra e che tendeva anche questa a zero. La delimitavamo tra due successioni che tendevano a zero, in maniera tale da costringere anche la successione in mezzo da tendere anche a zero. Qui, se volete costringere, cioè volete dimostrare che questa tende a più infinito, basta trovare una serie che sia più facile da analizzare, che diverga più infinito e che stia sotto questa serie. Bene, allora, quindi la dimostrazione di questo fatto è avvenuta con questo procedimento che si chiama procedimento di confronto e che poi scriveremo in dettaglio in generale. Comunque, l'idea è sostituire ciascun termine della serie, se lo volete, diciamo, minorare, con un termine più piccolo. Poi, se questa diverge, anche quella di sopra deve divergere. E quindi questo è un ragionamento che si può fare per dimostrare che una certa serie diverge. Come facciamo a dimostrare che questa serie converge con un ragionamento simile? Allora, si fa così. Allora, dimostrato questo, proviamo a dimostrare che questo converge. Allora, per dimostrare che questo converge, di cosa abbiamo bisogno? Allora, queste serie sono tutte serie a termini maggiore o uguale di 0, quindi la distinzione del comportamento della serie è solo tra converge o non converge. Per dimostrare che converge basta dimostrare che la serie adesso con i quadrati è sempre minore di più infinito. Allora, sostituiamo qui sopra tutti i quadrati, allora qui ci mettiamo i quadrati, e proviamo a fare un ragionamento di questo tipo, però invertito. Invertito cosa vuol dire? Che se voglio dimostrare che questa serie converge, devo trovare un'altra serie che sia più semplice da analizzare, che stia sopra questa serie, in maniera tale che se questa di sotto converge, anche quella che sta sotto deve convergere. Quindi qui dobbiamo invertire tutti questi segni di disuguaglianza, qui non sappiamo ancora quanto fa, e qui dobbiamo cambiare idea e mettere altri termini. Ovviamente non possiamo sperare di dimostrare la convergenza sostituendo qui termini tutti uguali, perché se sostituiamo termini tutti uguali, anche quella serie lì sarà divergente. Quindi dobbiamo sostituire a questi termini qualcosa di più grande. Allora, cosa possiamo sostituire? Allora, qui possiamo metterci un mezzo al quadrato e qui anche un mezzo al quadrato. E quindi qui otteniamo un quarto. E quindi, dunque, vediamo un po'. Quindi, diciamo, anche se non sono a 2 a 2, diciamo che la somma di questi due è maggiore di questa. Quindi un quarto più un quarto fa un mezzo. Okay. Poi qui invece cosa facciamo? Allora, tutto questo gruppo lo sostituiamo con altri termini. Possiamo mettere anche il maggiore uguale, non è necessario che sia strettamente
maggiore. Basta che la serie qui sotto domini la serie qui sopra. Quindi 8, noi cioè adesso dominiamo da sopra e facciamo questi qua. Qui i termini non vengono tutti uguali a un metro, viene un mezzo, un quarto. Adesso questo termine qui, quando sommiamo, va bene 8 volte 1 su 8 al quadrato, quindi viene 1 ottavo. Allora, qui non sappiamo ancora quanto vale questa serie, e quindi cosa otteniamo? Otteniamo che la somma che stiamo analizzando qui sopra, anche se a questo livello non sappiamo dire se converge o meno, e non sappiamo a maggior ragione nemmeno se converge a quanto converge, il numero che viene qui è maggiorato dalla serie che otteniamo qui sotto. E questa serie qui come continua? Beh, avremo tutte potenze di 2, e potenze di 2 vuol dire serie geometrica. Di questa serie sappiamo calcolare la somma, innanzitutto sappiamo che converge, quindi questa serie qui converge, e sappiamo anche a quanto converge, a 1 diviso 1 meno 1 mezzo, e quindi questo fa 2, diciamo al limite, questo converge a 2. Allora, quindi che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato che questa serie è maggiorata da quest'altra serie, questa serie converge, e quindi anche questa serie qui converge, quindi anche questa converge per confronto, e converge, non sappiamo a cosa, l'unica cosa che possiamo dire è che converge a L, a una somma L, e questo numero è minore o uguale di 2, va bene? Perché appunto i termini di questa serie dominano quest'altra. Con un ragionamento molto più complicato si riesce a dire anche esattamente quanto vale. Se provate con la calcolatrice a controllare quanto fa pi greco al quadrato, vedrete che pi greco al quadrato sesti è minore di 2, va bene? Quindi si ottiene anche una stima di questa somma, anche se diciamo, si riesce a determinare che il numero è minore di 2, non si riesce a determinare esattamente quanto vale, ma qui diciamo in gioco c'era determinare se converge o meno. Quindi questa converge. Ok? Va bene? Il ragionamento che è stato fatto è sempre per confronto, in una direzione per dimostrare che non converge, in un'altra direzione per dimostrare che converge. Adesso cerchiamo di enunciare questo criterio di confronto indipendentemente dalla serie che stiamo esaminando. Questo è un po' il ragionamento che si fa in questi due casi. Un ragionamento simile si può fare per analizzare la serie 1 su n all'alfa al variare di alfa. Adesso io l'ho fatto in questo caso particolare quando n uguale a 1, quando n uguale a 2, cioè di Spencer ho trovato un ragionamento generale che vale per ogni alfa, e per quanto ci interessa, per quanto ci riguarda, quello che dobbiamo ricordarci è, una volta fatta l'analisi, una volta capito un po' come si applica il criterio del confronto, ricordarsi il risultato di convergenza di questa serie. Questa serie si chiama serie armonica. Non è ancora generalizzata, ah sì, no, è generalizzata nella... Non mi ricordo se l'ho chiamata, non è che sia importante. Sì, ho chiamata serie armonica generalizzata 1, poi c'è quella 2. Diciamo che la serie armonica originale è questa, poi generalizzata perché qui ci mettete un alfa, poi c'è una generalizzata 2 che è un po' più complicata, bisogna ricordarsi quando converge. Allora, quando converge questa? Allora, questa converge, allora vi ho detto che, per ricordarsi un po', quello che regola la convergenza è la velocità con cui i termini tendono a zero. Più è grande alfa, più facile è che questa cosa converga a zero. Questi risultati qui non permettono di dire esattamente quello che accade nel caso generale, ma il ragionamento che si fa per dimostrare quello che sto per scrivere qui è assolutamente analogo a quello che ho fatto qua. Allora, converge quando? Quando alfa è maggiore di 1, quindi non occorre arrivare a 2, basta che il numero sia più grande di 1. Se è 1.1 la serie converge, va bene? Se invece alfa è minore o uguale a 1, la serie diverge a più infinito, va bene? Quindi, per esempio, se alfa è uguale a 1/2, 1 su radice quadrata di n, quella serie diverge. Quindi per una serie di questo tipo quello che dobbiamo controllare è l'esponente. L'esponente regola la velocità con cui tende a 0, l'esponente critico è 1. Sotto 1 è minore o uguale a 1, la serie diverge, sopra 1 invece la serie
converge, perché è sufficientemente veloce per avere la convergenza. Il criterio del confronto lo scrivo qui sotto, che sulle dispense è spiegato in generale e l'avete visto applicato a questi due casi. Che cosa dice? Allora dice, tanto è un confronto, quindi abbiamo bisogno di due serie, sono due serie a termini non negativi, quindi si prendono due serie a termini non negativi, quindi si prendono due successioni a termini non negativi, e se accade, se AN è minore o uguale di BN, cioè se una serie, non so, la serie con i BN maggiore alla serie con AN, che cosa possiamo dire? Allora, possiamo dire questo: se la serie BN converge, visto che AN lì sta sotto, anche la serie AN deve convergere. Questa implicazione qui l'abbiamo usata in questo caso particolare qua. Noi avevamo la serie AN che era questa, ne abbiamo costruita un'altra che sapevamo che convergeva, abbiamo dimostrato che ciascun termine era maggiore o uguale di questo e quindi abbiamo dimostrato che anche questa serie qui convergeva. Quando abbiamo applicato il criterio confronto in questo caso, che cosa abbiamo fatto? Allora, abbiamo bisogno invece adesso, per dimostrare che una cosa non converge, sapere qualcosa su questa serie per dedurre qualcosa su quest'altra serie. Quindi se la serie AN diverge, allora quella che gli sta sopra deve divergere anche lei. Quindi. Va bene, questo è il criterio, diciamo, questo è il criterio del confronto, è il criterio principale per le serie, tutti gli altri criteri in qualche modo dipendono da questo. Allora, perché uno non usa solo questo? Ma perché questo è complicato dal fatto che le serie sono due, cioè io devo studiarne una, però devo inventarmi l'altra per poter dedurre qualcosa. Allora, abbiamo bisogno di altri criteri che più o meno derivano da questo, dove il criterio cosa dà in più? Ci dà un po' una ricetta di come costruire la serie che non abbiamo. Noi abbiamo una di queste due serie, dobbiamo dedurre qualcosa su questa serie. Il criterio del confronto prevede che l'altra serie te la devi trovare da solo. Gli altri criteri che vedremo in qualche modo danno un aiuto in questa direzione, come determinare l'altra serie. Va bene? Quindi questa è la serie armonica generalizzata. Vi dico direttamente l'altro risultato che ci serve, poi vediamo come si utilizza. Allora, questa è la serie armonica generalizzata 1, ma se vogliamo vedere un caso un po' più generale, come apparirà questo caso un po' più generale? Allora, invece di avere dei termini del tipo 1 su n alfa, cerchiamo di regolare un po' questo termine con moltiplicando per un altro termine che possa cambiare un po' la velocità. Allora, qui avete 1 su n alla alfa, la serie armonica generalizzata 2, che è un po' più generale di questa, ma ovviamente adesso, come vedete, la costruzione si potrebbe ulteriormente generalizzare. Insomma, quello che succede è, se voi aggiungete qui dei termini, avete cambiato un po' la velocità del termine della serie e quindi può cambiare il criterio di convergenza. Come possiamo cambiare qui la velocità di questo termine? Per esempio, moltiplicando per logaritmo di n alla beta. Se vi ricordate da analisi 1, quando studiavamo le successioni, in particolare le successioni che tendevano all'infinito, avevamo visto le potenze, il logaritmo, l'esponenziale, eccetera. Poi abbiamo visto anche come si possono combinare queste successioni, per esempio moltiplicando, sommando, eccetera. Per esempio, quando moltiplicate n alla alfa per logaritmo di n alla beta, in qualche modo aumentate, diciamo, la velocità di n alla alfa. Come? Moltiplicandolo per una successione che tende sia infinito più lentamente di n, però aumentando leggermente la velocità, e questa velocità la potete regolare con il parametro beta. Quindi questo è un caso più generale di questo, perché comprende il caso beta uguale a 0. E in questo caso come si fa a stabilire la convergenza? Qui non c'è nessuna dimostrazione, vogliamo solo sapere il criterio per distinguere quando converge o meno.
Allora, qui la serie parte da 2 invece che da 1, semplicemente perché da 1 avreste il logaritmo di 1 che è 0, quindi la divisione per 0 non va bene. Ma quando trattate la convergente della serie non dovete preoccuparvi da dove parte il termine, perché quello che importa è la coda della serie, cioè gli ultimi termini della serie. Tutto dipende da come il termine tende a 0. Non importa se per i primi 100 termini questi coefficienti si comportano in una certa maniera. L'importante è che definitivamente, cioè da un n in poi, abbiano certe proprietà. Quindi qui parte da 2, qui parte da 1, potrei anche partire da 4, non è importante da dove partite, perché per quanto riguarda la convergenza è un criterio che, cioè è una proprietà che dipende solo dai termini della successione definitivamente, cioè trascurando un numero finito di termini. Se doveste calcolare la somma della serie, allora sì, contano tutti i termini, ma per la convergenza non contano i primi termini, cioè non sono quelli che decidono se la serie converge o meno. Allora, come si fa a distinguere quando questa serie converge? Tutto dipende da alfa e da beta. Allora, converge. Allora, se alfa è maggiore di 1, come nel caso precedente, cioè se alfa è maggiore di 1, qualunque valore data beta non riesce a cambiare così tanto la velocità del termine da farla divergere. Però se alfa è uguale a 1, oppure quindi, se alfa è uguale a 1, allora possiamo dare dei valori a beta per fare in modo che la serie converga. Se n è uguale a 1, abbiamo visto che qui la serie non convergeva, ma se qui aumentate beta sufficientemente riuscite a renderla convergente. Qual è il valore oltre il quale la serie converge? Ovviamente aumentando beta tanto meglio la serie converge. Il valore è ancora una volta 1, quindi la convergenza ce l'avete sia se alfa è maggiore di 1, oppure se alfa è uguale a 1 e beta, quindi e beta è maggiore di 1. Bene. Quindi quando avete una serie di questo tipo, prima controllate il termine che tende a infinito più velocemente. Se quell'esponente è maggiore di 1, ok, la serie converge. Se è uguale a 1, si guarda il termine che converge a infinito più lentamente, cioè il logaritmo di n, e anche lì si guarda l'esponente. Se è beta è maggiore di 1, la serie converge, altrimenti no. Quando invece diverge, in tutti gli altri casi, quindi se alfa è minore di 1, oppure se alfa uguale a 1 e beta è minore o uguale a 1. Ok? Ecco, quindi diciamo, basta ricordarsi questo. Questo è diciamo, per la serie armonica generalizzata, 1, 2, quello che volete, è il risultato più generale che utilizzeremo. Perché ci serve questo risultato? Perché altre serie più complicate si possono ricondurre a queste di cui sappiamo già il risultato. Allora, per farvi vedere un esempio di come vengono impiegate queste cose, prendiamo questa. Introdurre questi argomenti, come vedete parto dagli esempi particolari e poi vi enuncio diciamo così il teorema generale o le proprietà più generali. Perché vedendo un esempio concreto forse è più facile che uno si accorga di certe proprietà piuttosto che vederle prima in generale. Quindi vediamo cosa succede quando uno deve stabilire se questa serie converge o meno. Attenzione, se dovessi fare la somma, calcolare la somma di questa serie, non saprei da che parte cominciare, va bene? Perché il calcolo della somma di una serie è una cosa molto complicata, a parte dei casi che vedremo, cioè la serie geometrica e altre serie particolari.
però quello che posso fare è capire almeno se questa serie converge o meno. Allora, come posso fare? Allora, ho a disposizione la serie geometrica come prototipo di serie e poi anche queste. Come faccio a ricondurre quella a questa? Allora, siccome la convergenza dipende dal comportamento asintotico dei termini, cioè dalla velocità con cui questo tende a zero, allora posso prelevare il termine della serie, analizzare con che velocità tende a zero e nell'analizzare questa velocità, se trovo un termine uguale a questo, posso stabilire se la serie converge o meno. Allora, vediamo un po'. Allora, prendiamo questo termine qui. Allora, questo termine qui non basta sapere che tende a zero, perché siamo tutti d'accordo che questo tende a zero. Perché tende a zero? Perché qui il polinomio qui sotto è più grande di quello di sopra come grado, quindi questo tende a zero, ma solo questa proprietà non basta per dire che la serie converge, bisogna stabilire la velocità. E questo tipo di velocità, con questi parametri, siamo sicuri che la serie converge. Se i parametri sono questi, invece questa serie non converge. Allora, quindi cerchiamo di fare analisi asintotica. Che cosa vuol dire fare analisi asintotica? Quando calcolavamo i limiti, allora non interessava il valore esatto, ci interessava il comportamento quando n diventa molto grande, cioè alcuni termini li potevamo trascurare, li potevamo cambiare, perché non ci interessava il valore esatto per n uguale a 1000, a noi ci interessa l'andamento per n che tende a più infinito. Allora, che tipo di operazione facevamo? Allora, innanzitutto usavamo o questo o lo piccolo, bene? Adesso, per praticità, cercheremo di usare questo termine. Questo termine è l'equivalenza asintotica. Vi ricordo cosa vuol dire. Quando avete due successioni, quando è che dite che la successione AN è equivalente alla successione BN? Allora, se si scrive così, cosa vuol dire? Vuol dire che all'infinito si comportano allo stesso modo. Sì, ma queste sono parole. Come faccio a stabilire per bene un criterio di quando posso scrivere questo e quando non posso scrivere? Allora, il criterio è il seguente. Queste sono equivalenti quando il rapporto tra queste due cose all'infinito tende a 1. Va bene? È come dire, all'infinito questi, il rapporto tende a 1, quindi questo è equivalente a questo. Allora, quindi qui che cosa succede? Come faccio a semplificare questo termine? Allora, la verifica poi che la successione che ho qui, rispecchiano, diciamo, questa definizione, la potete fare una volta, poi, insomma, quello che abbiamo fatto in analisi 1 dovrebbe bastare per giustificare tutti questi passaggi. Comunque, allora, in questi termini qui abbiamo un polinomio di sesto grado. Questo termine è trascurabile rispetto a questo, quindi qui quando scriviamo l'equivalenza possiamo semplificare e scrivere n alla sesta. Qui sotto c'è un n alla quindicesima che mi dà la velocità del denominatore, anche se c'è un più 2. Poi tutto quanto elevato alla un settimo, questo lo lasciamo così com'è. Questa successione è equivalente a questa, cioè se fate il rapporto il limite fa 1. E qui cosa possiamo fare? Allora, vedete, nell'equivalenza asintotica trascurare alcuni termini poi permette di fare semplificazioni che qui non avremmo potuto fare. Questo termine non è uguale a questo, però poi vedremo che c'è una parentela tra questi due. Allora, qui come si semplifica ulteriormente? Allora, possiamo, allora, per semplificarlo, siccome l'obiettivo è arrivare a qualcosa di questo tipo, vi consiglio di concentrare tutto quello che avete al denominatore. Quindi qui avete n alla 15, quindi ci mettiamo 15 meno 6, bene, 15 meno 6, tutto alla un settimo, quindi settimi. E 15 meno 6 fa 9, quindi 1 alla n 9 settimi. Allora, questo termine è asintoticamente equivalente a questo. Adesso c'è un teorema che deriva dal teorema del confronto che vi ho fatto vedere prima, che vi dice che questo confronto lo potete anche effettuare asintoticamente, cioè invece di avere quelle disuguaglianze che abbiamo visto prima tra n e bn, quello che importa è questa è la successione n e quella successione bn, l'importante è che questo limite all'infinito sia uguale a 1. Se avete questa proprietà, allora, questo è il criterio di confronto asintotico,
se avete questo tipo di parentela, questa successione, quest'altra successione, il criterio del confronto asintotico vi dice che questa serie, la serie che ottenete usando questa successione, cioè questa serie qui, ha le stesse proprietà di convergenza di quest'altra. Quindi questa serie converge se e solo se converge quest'altra, scriviamo, quindi il criterio di confronto asintotico è più comodo del confronto semplice. Perché? Perché l'altra successione, l'altra serie con la quale dovete fare il confronto, la costruite in questa maniera qui, cioè prendendo il termine e togliendo tutto quello che non ha a che fare con l'andamento a più infinito. In questo modo si semplifica questa successione n e questa successione bn. Il criterio del confronto asintotico vi dice la serie con questi termini ha le stesse proprietà di convergenza delle serie di questi altri termini. Ok, allora quindi abbiamo creato una parentela tra questa serie e quest'altra. Questa converge se e solo se converge questa, però per questa ormai sappiamo già qual è il risultato. Questa qui rientra in questo caso e a cosa corrisponde? Corrisponde al caso in cui alfa sia uguale a 9 settimi e quando il logaritmo non c'è è come se beta fosse uguale a 0. Bene, abituatevi subito a usare entrambi i parametri. Allora, perché questa serie converge? Perché alfa è uguale a 9 settimi e 9 settimi è più grande di 1. E beta non mi interessa neanche sapere quanto vale se alfa è uguale a 9 settimi. Quindi questa serie converge, e il criterio del confronto asintotico che viene usato qui, quindi confronto asintotico, che ve l'ho spiegato a parole, l'enunciato lo trovate sulle dispense, vi permette di dire che anche questa serie qui converge. Allora, siamo d'accordo che questa serie è diversa da questa. Se uno fosse in grado di calcolare la somma, il numero che avete qui verrebbe diverso da questo. Bene, però sulla convergenza invece c'è l'equivalenza, cioè se converge questa, converge anche questa, ok? E questo è il primo esempio, adesso ne facciamo ancora uno, e di questi ne faremo, diciamo, no, questo lo lasciamo che ci potrebbe servire. Facciamo un altro esempio così vediamo come si usa. Quindi per svolgere questo tipo di calcoli quello che ci serve è tutto quello che abbiamo imparato in analisi 1 con il calcolo dei limiti, va bene? Allora, prima di applicare il criterio di confronto asintotico, non l'ho detto forse prima, lo dico adesso, dovete prima controllare che la serie sia a termini maggiore o uguale di 0, va bene? O, diciamo, la cosa importante è che siano dello stesso segno, potrebbero essere anche tutti negativi, è assolutamente analogo. L'importante è che non ci siano delle variazioni di segno. Quindi, prima di applicare il criterio del confronto asintotico, cioè di prelevare il termine, fare un'analisi asintotica e vedere quello che viene fuori, dovete controllare che i termini siano a segno costante. Può darsi che, non so, i primi due termini siano negativi e poi sempre positivi. Va bene lo stesso, perché essendo essendo un ragionamento sulla convergenza, non importa cosa succede al numero finito di termini. Questi termini qui sono sempre maggiore o uguale a 0, perché questo è positivo, questo è 1 meno un coseno, quindi sarebbe maggiore o uguale a 0, poi addirittura elevato al quadrato, quindi meglio di così non può. Allora, possiamo applicare il criterio del confronto asintotico. Il criterio del confronto asintotico ci dice come costruire la serie ausiliaria con la quale stabilire o meno la convergenza. Quindi preleviamo il termine, togliamolo dalla serie perché è una cosa che dipende dai coefficienti della serie. Quindi non scrivete la sommatoria, prelevate il termine e qui fate il confronto asintotico. Allora, qui cosa ci serve? Ci serve sapere... Qui c'è una forma indeterminata, cioè questo che tende a più infinito e questo che tende a zero. E ovviamente per continuare il confronto dobbiamo stabilire la velocità col quale questo tende a zero. Questo è già scritto che è un infinito di terzo ordine. Per fare questo ci serve ricordare coseno di x come va. Allora, coseno di x era 1 meno 1 mezzo di squadro più o piccolo di squadro.
Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che 1 meno coseno di x è equivalente a che cosa? A un mezzo di quadro. Vi ricordo la differenza di notazione: quando usate lo piccolo mettete l'uguale per stabilire l'uguaglianza, perché questo non è uguale a questo polinomio. Se non usate lo piccolo dovete usare questo simbolo per stabilire l'equivalenza. Questi due termini non sono uguali, hanno lo stesso comportamento per x che tende a 0. Bene, adesso qui è x che tende a 0, qui è n che tende a più infinito, 1 su n tende a 0, quindi va bene. Allora, quindi qui cosa abbiamo? Allora, quindi qui la semplificazione come avviene? Esattamente come facevamo per i limiti, quando avevamo 1 meno coseno era più comodo avere un polinomio piuttosto che questa espressione. Quindi sostituiamo al posto di questo l'espressione equivalente, cioè un mezzo, quindi qui abbiamo un mezzo, e poi ci sarebbe la x, qui la x è uguale a 1 su n, e questo 1 su n è uguale al quadrato, e poi tutto quanto elevato ancora al quadrato. Bene? Ok, allora, quindi ci siamo sbarazzati del termine del coseno, adesso facciamo un po' questo calcolo. Qui possiamo anche utilizzare l'uguale, tanto l'importante è stabilire l'equivalenza asintotica qui. Allora, qui direi che c'è un n alla quarta sotto e un n al cubo qui, quindi qui sotto avrete un n. E poi c'è anche un coefficiente, che è un quarto. Bene. Allora, quando avete dei coefficienti numerici, quindi questo sarebbe un quarto per 1 su n, se qui trovate dei coefficienti numerici diversi da 0, questi coefficienti non sono importanti per stabilire la convergenza o meno. Quindi questo un quarto non importa. Quello che importa è 1 su n, e in particolare importa l'esponente di n. Allora, quindi, che cosa abbiamo stabilito? Abbiamo stabilito che questo termine è asintoticamente equivalente a questo. Il criterio del confronto asintotico ci dice questa serie converge se e solo se converge questa serie. L'un quarto non è importante, 1 su n è una serie armonica con alfa uguale a 1 e anche in questo caso beta uguale a 0, eh? E quindi rientra in questo caso qua, eh? Se alfa uguale a 1 e beta è minore uguale a 0, la serie, questa serie diverge. Bene, allora vuol dire che la serie con i termini del tipo un quarto, uno su n diverge. Il criterio del confronto asintotico ci dice che anche questa serie qui deve divergere, quindi qui il risultato è più infinito. Bene? Ok? Facciamo un altro esempio. L'esercizio che trovate qui, che è un'altra applicazione, adesso applicheremo di nuovo il confronto asintotico, è più o meno la forma generale di come lo potreste trovare in un compito. Cioè c'è una serie, però c'è anche un parametro, c'è un parametro A. Questo parametro A bisogna individuare per quali valori del parametro A la serie converge o meno. Nei casi precedenti non c'era parametro, quindi quella serie o convergeva o non convergeva. Col parametro bisogna distinguere per quali A converge e per quali A non converge. Il tipo di per svolgerlo si fa esattamente come prima, solo che bisogna tener conto di questo A e discutere il risultato che si trova alla fine. Allora, prima, per applicare il confronto asintotico, controlliamo che sia una serie a termini maggiore o uguale a 0. È così perché logaritmo di n più 6 è positivo,
Qui ho una differenza di logaritmi, ma questo logaritmo è una funzione crescente, n più 3 fattoriale è più grande di n fattoriale, quindi questo logaritmo è maggiore di quest'altro. Attenzione, adesso qui ho rispecchiato, cioè ho riscritto quello che c'è sulle dispense. Questo fattoriale va applicato a n più 3, a n più 3 e poi si calcola il logaritmo, non il contrario, va bene? Non si fa prima il logaritmo n più 3 e poi il fattoriale, anche perché il fattoriale si applica solo a numeri interi. Va bene, allora scriviamo qui il termine e cerchiamo di fare l'analisi asintotica. Quindi una serie a termini positivi possiamo applicare il criterio che si diceva. Allora, come si effettua la semplificazione? Anche qui è decisivo cercare di trascurare le cose solo quando si è veramente sicuri. Per esempio, in questa differenza, anche se n più 3 fattoriale è maggiore di n fattoriale, non è vero che n più 3 fattoriale, cioè questo termine si può prendere e questo buttare via. Perché? Beh, perché qui conviene che cosa fare? Conviene fare prima la sottrazione dei logaritmi. La sottrazione dei logaritmi corrisponde a fare il rapporto dei termini. Quindi qui fai il rapporto tra questi due. Quindi per quanto possibile cercate di fare i conti esatti, solo quando siete sicuri che certe cose si possono buttare via, le buttate effettivamente via. Insomma, un po' l'attenzione che dovevate metterci anche quando calcolavate i limiti in analisi 1. Niente di più, veramente. Allora, qui sotto che semplificazione possiamo fare? No, qui in effetti l'n più 6 lo possiamo semplificare ad n, quindi qui otteniamo il logaritmo di n alla a. Quando si fanno queste semplificazioni bisogna tenere presente a dove uno vuole arrivare a termini di questo tipo. Vediamo sopra cosa si può ancora fare. N più 3 fattoriale su n fattoriale, semplificazione. Quando semplificate, qui cosa otterrete? Otterrete n più 3, n più 2 per n più 1. Ma qui quello che conta, adesso che è scomparsa la sottrazione, vedete solo questo, quello che conta non è tanto il dettaglio del polinomio, quanto è il grado di questo polinomio. Questo termine qui è equivalente a che cosa, quando fate il prodotto? A n al cubo. Quindi questo termine qui al passaggio successivo ci mettete n al cubo. E qui sotto invece conservate n logaritmo di n alla a. Allora, qui sotto non occorre toccare nulla perché qui abbiamo già una formula di questo tipo. Vedete, c'è una potenza di n e una potenza di logaritmo di n. Bisogna ancora lavorare un po' al numeratore per togliere le cose che sono ininfluenti. Adesso che qui abbiamo n al cubo, portiamo fuori il 3. E quando portiamo fuori il 3, qui verrà fuori un logaritmo di n, che con quello di sotto, che cosa vi dà? Vi dà n logaritmo di n. Allora qui c'era a, quando semplifico con quello che sta sopra viene a meno 1. Ok? Questo è un coefficiente numerico che non serve, però lo dovete riportare perché state facendo un'equivalenza asintotica. E questa è la forma finale, oltre questo non occorre andare, perché ormai questo già corrisponde alla serie armonica generalizzata. Il 3 non conta nulla, quello che conta sono gli esponenti di n e del logaritmo di n. Vediamo come si fa la discussione. Allora, la domanda dell'esercizio era: per quali a la serie converge? Allora, perché ci sia la convergenza devo guardare qui. Allora, se alfa è maggiore di 1, qui alfa quanto è uguale? Allora, qui alfa è uguale a 1 e beta è uguale ad a meno 1, quindi bisogna semplicemente tradurre la condizione per a rispetto ad alfa e beta. Alfa maggiore di 1, no, alfa è uguale a 1, quindi quella non è soddisfatta. Però c'è un'altra possibilità: se alfa è uguale a 1 e beta è maggiore di 1, benissimo. Allora, se alfa è uguale a 1, lo è, e quindi bisogna imporre ancora, quindi per la convergenza imponiamo che beta sia maggiore di 1. Bene?
E allora quando imponiamo beta maggiore di 1 vuol dire che devo imporre che a meno 1 sia maggiore di 1 e quindi devo imporre che a sia maggiore di 2. Quindi se la domanda è dato allora concludo con questo esempio. Allora questo in apparenza appunto è più semplice di quello di prima, ma perché in realtà diciamo, se uno vuole solo stabilire la convergenza effettivamente è molto semplice. Cosa succede se uno deve solo dire se questa serie converge o meno? Allora è una serie a termini positivi, quindi prende il termine, lo semplifica. Quando lo semplifica può ridurre n più 1 uguale a n, quindi ottiene 1 su n quadro. La serie 1 su n quadro converge, quindi per il criterio di confronto asintotico anche questa serie converge. Quindi questa parte qui, quindi sulla convergenza, tutto dipende da quanto è complicato il termine della serie e quanto è difficile stabilire con che velocità tende a 0. In realtà qui vogliamo anche provare a vedere quanto vale la somma della serie. Allora, convergenza, ci sono un po' di strumenti, può essere complicato o meno, ma un po' di idee generali ci sono. Per la somma di una serie le cose possono essere più complicate e in generale non c'è un metodo per stabilire come si può calcolare la somma della serie. Io vi darò qualche esempio di alcune serie, diciamo, importanti da ricordare. Vi faccio vedere anche questo esempio perché, anche se non rientra in un caso generale, può accadere che vi capiti di vedere una cosa simile. Allora, come si fa? Allora, per calcolare la somma di questa serie, quindi la convergenza è facile, adesso vediamo come si fa la somma della serie. Sulla somma della serie bisogna ritornare un po' al concetto di somma parziale. Allora, la somma di una serie è il limite delle somme parziali. Così come abbiamo fatto per la serie geometrica, abbiamo cominciato prima dalle somme parziali, abbiamo cercato di trovare una formula per le somme parziali, poi quando uno ha la formula per le somme parziali, manda n, il numero di termini, n grande a più infinito. Qui facciamo la stessa cosa. Allora, calcoliamo la somma parziale. Allora, somma parziale vuol dire abbandonare per un attimo la serie con infiniti termini e concentrarsi con un numero finito di termini. Adesso qui avete una funzione razionale in n, cioè 1 su un polinomio. Quando faremo gli integrali vedremo che c'è una maniera per decomporre queste funzioni razionali, quindi l'esempio che faccio adesso magari sarà più comprensibile quando faremo questo argomento, però volevo comunque farlo vedere, anticiparlo, perché appunto per farvi vedere che insomma c'è una relazione anche con il calcolo integrale. Comunque questa frazione qui come si può anche scrivere? Allora bisogna cercare di applicare la linearità dell'operatore di sommatoria. Quando avete una somma potete, se questo termine lo scrivete come somma di due termini, spezzare la somma in due parti. Qui non è la somma di due termini, però possiamo cercare di scriverla questa cosa qui come la somma di due termini. In questo caso è facile verificare che cosa? Che questo è 1 su n meno 1 su n più 1. Bene? Adesso uno può fare la verifica, effettivamente torna. Quando faremo il calcolo integrale vi farò vedere come si può trovare questa decomposizione in generale. Va bene? In questo caso semplice, basta fare la verifica. È così, questo termine è la differenza di questi due altri termini. Perché adesso riscrivere questo termine in questo modo fa sì che il calcolo diventi molto più semplice? Guardate che questa decomposizione va contro quello che uno è naturalmente abituato a fare. Uno quando ha due frazioni le somma, bene? Qui invece il lavoro è il contrario, cioè io ho una espressione di questo tipo, cerco di scriverlo come somma di altri termini. Questa decomposizione, vi dicevo, poi vi racconterò quando farò gli integrali come si fa in generale, qui la vediamo già fatta, ma potete verificarla.
è decisiva questa decomposizione per trovare la somma. Perché? Allora, uno sostituisce il termine qui dentro e adesso, siccome ha la somma di due termini che singolarmente sono più semplici di questo, perché qui è di secondo grado, questi sono invece di primo grado, può applicare che cosa? Allora, la somma di queste differenze vuol dire somma tante volte questo meno la somma di tante volte questo. L'operazione è lineare, quindi questo diventa la somma con n che va da 1 a n di 1 su n meno la somma di n che va da 1 a n di 1 su n più 1. Bene? Ok? Questa è una somma di un numero finito di termini. Somma di differenze vuol dire raccogliere da una parte tutti i termini col più e dall'altra parte tutti i termini con meno. Adesso effettuiamo un po' questa differenza. Per farvi vedere qual è il risultato, prova a riscrivere questa in una maniera più comoda. Allora, vedete, per confrontare questi due termini, io adesso qui, siccome adesso sono due sommatorie staccate, posso cambiare l'indice della sommatoria. Allora, questa operazione di sostituzione dell'indice della sommatoria è un'operazione molto utile in tanti casi. E poi vedrete perché è comoda. Allora, come si effettua? Allora, definito un nuovo indice, non so, possiamo chiamarlo m, è uguale a n più 1, bene? Allora, se definisco questo indice m uguale a n più 1, allora qui farò la somma di che cosa? Di 1 su m, e poi l'indice della sommatoria adesso è m, e che cosa farò? Allora, se n andava da 1 a n grande, m da che cosa andrà? Dovrà andare da 2, no? Quando n uguale a 1, m uguale a 2, quindi da 2, fino a dove? N deve arrivare a n grande, beh, allora m deve arrivare a n grande più 1. Se ci pensate, questi numeri che sono scritti qua sono esattamente gli stessi di questi. Qui cosa c'è scritto? C'è scritto, provate a sostituire, c'è scritto un mezzo, più un terzo, più un quarto, più un quinto, eccetera. E qui è scritta esattamente la stessa identica cosa. Quando le somme sono uguali, anche se qui c'è stato questo cambiamento dell'indice, l'uguaglianza fa sì che potete sostituire questo termine con quest'altro. Bene, adesso confrontiamo questi due qua. Allora, qui sommo 1, un mezzo, un terzo, fino ad arrivare 1 su n. Qui sommo quasi la stessa roba, solo che parto un po' dopo e arrivo un po' dopo. Allora, cosa succede quando faccio la sottrazione? Allora, quando faccio la sottrazione, che cosa succede? Tanti termini si semplificano. Che cosa rimane dopo tutta questa semplificazione? Qui avevate il termine da 1 a n. Il primo termine di qua non viene semplificato da questo, perché qui l'1 non c'è, quindi rimane l'1. Poi il termine qui per n uguale a 2 viene semplificato da questo, per n uguale a 3 viene semplificato e così via. Anche l'ennesimo termine qui viene semplificato, perché c'è qui dentro. Quando questo è stato esaurito, qui è rimasto qualcosa. Che cosa è ancora rimasto? È rimasto il termine corrispondente a n più 1 e quindi qui rimane ancora meno 1 su n più 1. Bene, allora adesso abbiamo una formula chiusa per Sn. Chiusa vuol dire, dato n, la formula è immediata, non è una sommatoria, va bene? È questa qui. E allora per calcolare la somma che cosa devo fare? Devo mandare n all'infinito, a me interessa la somma fino all'infinito. E allora faccio il limite per n grande che tende a più infinito di Sn, che è un limite facilissimo, 1 meno una cosa che tende a 0. E quindi al limite ottenete che questo fa 1, va bene? Quindi la somma di questa serie è 1, va bene? E qui c'è una traccia di come viene effettuato il calcolo. Questo tipo di serie dove si decompone la serie in questo modo si chiama serie telescopica. Va bene, ci vediamo domani.